Siamo. Benvenuti a una nuova puntata di Tutta Salute, il programma su temi medici e scientifici di Icaro TV, quindi canale 91, che ogni settimana cerca di rendervi tutto un po' più semplice su questi temi, cerca di farvi capire meglio come sia possibile prendersi cura di noi in maniera corretta. Vi ricordo subito che la nostra trasmissione, visto che ce lo chiedono in tanti, va in onda ogni venerdì alle 19:35, quindi tra i due telegiornali, e ogni domenica in replica alle 13. Questa era una premessa doverosa perché fino adesso non l'avevamo mai ricordato, invece è molto importante per noi, ma anche per voi, essere puntuali a questo nostro appuntamento. Il ruolo degli ospedali oggi è quello di assistere le persone malate nella fase acuta o grave della malattia. Una volta stabilizzati, però, i pazienti vanno dimessi, anche se le loro condizioni sono ancora precarie. Allora, qual è il tema di oggi? Di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo delle case della salute e della medicina del territorio. E per farlo abbiamo come graditissima ospite nel nostro studio la dottoressa Elisabetta Silingardi. Benvenuta, dottoressa. La dottoressa è il direttore dell'unità operativa anziani e disabili di Rimini e anche del dipartimento di cure primarie e di medicina di comunità dell'ASL Romagna. Si occupa di Rimini. Dell'ASL di Rimini, scusi. Quindi si occupa di continuità ospedale territori. La dottoressa si occupa di un tema molto importante e delicato, quindi principalmente per i pazienti, principalmente in particolare anziani e non autosufficienti, ma anche per le loro famiglie. Infatti si occupa di percorsi per le dimissioni ospedaliere per pazienti che, terminata la fase acuta, non sono però in grado di vivere autonomamente nel proprio domicilio, per cui si richiede il passaggio in una struttura intermedia, magari in attesa di attrezzare la propria casa e di trovare una persona proprio per l'assistenza. Ed è un lavoro non semplice, vero dottoressa? Direi abbastanza, anche in considerazione direi del cambiamento demografico, insomma, che si è verificato negli ultimi anni, e quindi anche nell'ambito di Rimini c'è stato un incremento negli ultimi 5 anni almeno dell'1% della popolazione anziana, che per quanto riguarda gli ultra 65enni raggiunge oggi circa il 22% e gli ultra 75enni l'11%, quindi si può comprendere, credo, come questa fascia d'età impatti in maniera significativa sugli ospedali e conseguentemente poi sui problemi dimissori. Certo, quindi anche il suo lavoro negli anni, dottoressa, è cambiato molto. In che molto. Modo? Ah, indubbiamente la pressione intanto dimissoria è diventata sempre più importante, anche in considerazione poi delle modifiche direi legislative che si sono verificate in questi ultimi anni, vedi il decreto Balduzzi per quanto riguarda gli standard dei posti letto ospedalieri, il 3,7 per mille della popolazione. Questo ha un impatto importante poi. Dottoressa, facciamoci aiutare dal servizio che abbiamo preparato per entrare ancora di più dentro questo argomento. Vediamo il servizio. Il ruolo degli ospedali oggi è quello di assistere alle persone malate nella fase acuta o grave della malattia. Una volta stabilizzati, però, i pazienti vanno dimessi, anche se le loro condizioni sono ancora precarie. Le stime descrivono in crescita il numero di malati cronici. Si tratta soprattutto di pazienti oncologici, cardiopatici e dismetabolici. Questi pazienti ritornano in famiglia attraverso un sistema di dimissione protetta, nel quale è fondamentale la collaborazione tra referenti ospedalieri e territoriali, del paziente e dei caregiver. L'invecchiamento della popolazione ci pone dunque di fronte all'esigenza di combattere patologie croniche e allo stesso tempo di far fronte alla mancanza di risorse da parte della sanità pubblica. La strada imboccata dall'azienda sanitaria romagnola è di riservare gli ospedali ai pazienti acuti e di spostare sempre più dagli ospedali al territorio
l'assistenza e la cura dei pazienti con cronicità prima e dopo la degenza ospedaliera. Sono nate così le Case della Salute, strutture punto di riferimento per l'accesso alle cure primarie in cui si concretizzano H24 e 7 giorni su 7 l'accoglienza e l'orientamento del cittadino ai servizi, la continuità dell'assistenza, la gestione delle patologie croniche e dei percorsi diagnostici che non necessitano di ricorso all'ospedale. Ma c'è anche una funzione di prevenzione e orientamento a uno stile di vita più sano. Il tutto senza che l'utenza sia costretta a gironzolare per il territorio tra medico, specialista e ospedale. Le Case della Salute attive in Emilia-Romagna sono 110, l'USL della Romagna ne ha 37. Il bacino di utenza è di circa 2.300.000 abitanti, il 52% della popolazione totale. In media, dove c'è una Casa della Salute, si riducono del 21,1% gli accessi al pronto soccorso, i cosiddetti codici bianchi, percentuale che ha sfiorato addirittura il 30% da quando il medico di medicina generale opera all'interno della struttura. E calano contemporaneamente i ricoveri ospedalieri per le patologie trattabili a livello ambulatoriale come diabete, scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ostruttiva, polmonite batterica. Sono 1.410 medici di medicina generale che operano nel territorio di riferimento, di cui oltre 600 a tempo pieno. Eccoci di nuovo in studio con la dottoressa Silingardi. Abbiamo sentito il servizio, mi sembra che i medici di medicina generale abbiano un ruolo importante. Molto importante, direi, ma all'interno delle Case della Salute direi che abbiano un ruolo importante insieme agli infermieri che gestiscono gli ambulatori della cronicità. Abbiamo sentito in questo servizio quanto sia importante anche prevenire, no, gli accessi ospedalieri e quindi prevenire le riacutizzazioni di patologie croniche o ridurre le complicanze di patologie croniche, vedi il diabete, solo per citare un esempio, diventa un ruolo cruciale, insomma, e in questo medico di medicina generale e infermieri degli ambulatori della cronicità giocano un ruolo importantissimo, insomma. Rimini, dottoressa, storicamente è stata una delle prime realtà che ha creato una struttura vera e propria per far fronte alla situazione. Ci spiega nel dettaglio come funziona il NUCOT, che è il nucleo operativo per la continuità ospedale-territorio? Sì, il nucleo di continuità ospedale-territorio è di fatto un servizio nel quale opera un'equipe multiprofessionale costituita da medici geriatri, da infermieri e da assistenti sociali. Lei capisce che la multidisciplinarietà è estremamente importante. Mm-hmm. E questa equipe multiprofessionale, diciamo che aiuta, supporta i professionisti delle unità operative ospedaliere per acuti nel individuare il percorso, diciamo, dimissorio più appropriato in caso di dimissioni difficili o comunque di dimissioni che richiedono dei supporti per rientrare al domicilio. E quindi diciamo che si parte dall'individuazione del paziente con difficoltà dimissoria e valutando quelli che sono i bisogni e i problemi si cerca di costruire un percorso che poi da questa equipe viene monitorato, diciamo, in tutte le sue fasi fino al rientro al domicilio. Quindi è così che si attiva la dimissione? È da parte delle unità operative ospedaliere. In altre parole, se un familiare manifesta una difficoltà per il rientro al domicilio del proprio caro, del proprio familiare, lo deve evidentemente riferire al medico o all'infermiere che manager di reparto in maniera tale che il problema venga preso in carico. Mm-hmm. Specifico che lo stesso nucleo ha poi una sorta di cruscotto, cioè una sorta di centrale operativa che ha la situazione dei posti letto quotidianamente disponibili nelle strutture di cerniera, nelle strutture intermedie, cioè quelle di postacuzie, quelle quindi di collegamento tra l'ospedale per acuti e la casa, il domicilio, e monitora quotidianamente la disponibilità di posti e qualora non sia possibile un rientro diretto al domicilio,
può sfruttare quindi questa disponibilità che nell'ambito di Rimini, ecco, si aggira sui 170 posti. L'anno? 170 posti? No, 170 posti, cioè, in totale. A disposizione, poi che, però la presa in carico. Che però vengono utilizzati chiaramente in maniera temporanea. Questi sono posti che possono aiutare a effettuare questo percorso di transizione fino al domicilio, e quindi ovviamente c'è un ricovero di questi pazienti temporaneo, non stiamo parlando di strutture definitive che sono altra cosa, insomma. Certo. E invece per quanto riguarda proprio i numeri della presa in carico, quanti sono? I numeri della presa in carico sono, per quanto riguarda i trasferimenti in queste strutture di cerniere, quindi ricoveri temporanei, circa 2003 nell'ambito di Rimini. E per quanto riguarda le dimissioni protette al domicilio, che vengono quindi seguite da questa da questo servizio, sono circa 2000. Quindi con questi numeri, dottoressa, si può dire che questo è un modello che funziona, o c'è qualcosa che manca dal modello alla realtà? Allora, può perfezionare, si può... Allora, è chiaro che la pressione dimissoria è così pesante che in certi momenti non si riesce a fare fronte completamente alle necessità dimissoria dell'ospedale, soprattutto quando ci sono gli iperafflussi in certi periodi dell'anno, o epidemie influenzali o quant'altro, insomma. Direi però che come modello sia un modello funzionale. Credo che vadano studiate nel futuro anche forse delle soluzioni un po' più articolate per quanto riguarda la presa in carico territoriale, anche con servizi un po' più a bassa soglia rispetto a ciò che abbiamo a disposizione di istituzionale, insomma. Anche perché questo si collega al fatto che insomma, a livello nazionale la cronicità, appunto, di pazienti anziani non autosufficienti sta diventando il problema della sanità, con delle difficoltà a farvi fronte, quindi insomma è quello che diceva lei adesso, anche a causa poi della crescente scarsità di medici, no? Che cosa si può fare anche su questo fronte? Appunto, è un po' l'esperienza che le dicevo delle case della salute, ossia quello di investire molto anche su altre figure che aiutano il medico in maniera integrata, il medico di famiglia, nella presa in carico dei pazienti portatori di patologie croniche, proprio per aiutare la gestione del monitoraggio di queste patologie, e anche con un lavoro molto importante sull'empowerment del paziente, cioè sul suo addestramento, sulla sua educazione a stili di vita corretti, sul suo addestramento a gestire in maniera autonoma e direi anche con una sua responsabilizzazione la patologia di cui è portatore. Insomma. Ed è una parte molto difficile. È difficile, la motivazione è molto difficile, perché si sa che il fatto di dover rispettare determinate regole, che siano alimentari piuttosto che di astensione al fumo, piuttosto che un certo grado di attività fisica, richiede anche impegno e quindi motivazione personale, insomma. Diciamo anche nei soggetti che comunque sanno di essere malati, no? Ah, eppure, certo. Eppure cosa succede? Perché? Che lei chieda a un grande fumatore quanto sia difficile smettere di fumare, quindi lei capisce che bisogna fare un lavoro molto importante da questo punto di vista. Di solito queste cose si riescono a fare di fronte a un grande spavento tante volte, no? Però sarebbe bene non arrivare in quella, certo, fase. Quindi quello che lei dice, empowerment, questo significa, certo, parole povere, insomma. Esatto, no? Però essere informati su quelle che sono le conseguenze, no, della patologia di cui si è portatori in termini di possibili complicanze, forse può aiutare anche ad aderire maggiormente ad un programma di buon stile di vita, direi. E nel territorio della provincia di Rimini a che punto siamo con le case della salute e con i nuclei di cure primarie? Nella provincia di Rimini abbiamo 14 nuclei di cure primarie e 5 case della salute, che sono una a Nova Feltria, una a Sant'Arcangelo, una a Bellaria per quanto riguarda il distretto di Rimini, e due nel distretto di Riccione, a Morciano e Coriano.
E funzionano tutte allo stesso modo o hanno delle specificità diverse? Direi che esistono anche delle complessità diverse, ci sono quelle piccole, quelle invece medio-grandi e quindi hanno indubbiamente delle differenze rispetto anche alla tipologia e alla numerosità di servizi all'interno, però diciamo che hanno tutte un modello comune sul quale si sta lavorando, non siamo certamente in termini di perfezione rispetto a questo, è proprio un work in progress, come si suol dire, e però sentiamo molto fortemente l'obiettivo da raggiungere, che è quello di creare la presa in carico integrata del paziente. In altre parole, tutti i professionisti che lavorano all'interno, con in primis il gruppo chiaramente dei medici di medicina generale e gli infermieri dell'ambulatorio della cronicità, il fatto di, qualora ci sia complessità di problemi, parlare del caso e trovare soluzioni condivise e integrate per il bisogno di quel paziente. Quanto ci vorrà, dottoressa, per raggiungere questo obiettivo di cui ci ha appena parlato? Perché quando sono nate le... Beh, diciamo che l'organizzazione grossa si è data nel 2016 con anche la definizione di chi è il responsabile, referente organizzativo per le case della salute, la creazione dei board delle case della salute. Direi che dal punto di vista organizzativo hanno preso corpo prevalentemente in questi anni, pur essendo la normativa, diciamo così, precedente. Diciamo che è stato anche complicato acquisire le risorse per svolgere queste attività. Direi che negli ultimi 2 anni si cominci a vedere qualcosa che prende decisamente corpo, mi sentirei di dire. Quindi io mi auguro che nei prossimi 3, 4, 5 anni vorrei cominciare a vedere davvero dei risultati concreti. Dottoressa, diamo qualche consiglio ai caregiver, cioè a coloro che assistono parenti o in generale persone non autosufficienti. Cosa possiamo dire? Direi che, allora, intanto sicuramente cercare di avere tutte le informazioni rispetto all'opportunità della rete, perché di opportunità in realtà ce ne sono diverse. Non sempre sono solo quelle istituzionali, ci sono comunque i vari servizi sono assolutamente in grado, insomma, per quanto riguarda la specifica patologia, di dare consigli e anche riferimenti. Un altro aspetto che ritengo molto importante è quello di non sostituirsi completamente al malato nella gestione delle sue disautonomie. In altre parole, laddove esiste ancora una parziale autonomia, va assolutamente stimolata e il caregiver deve cercare di non sostituirsi nel fare, ma piuttosto stimolare al massimo. E questa quindi è una cosa abbastanza frequente, visto che la pone come una criticità? Risulta facile, risulta più facile chiaramente fare al posto di, mentre sicuramente uno dei punti cardine, diciamo così, del mantenimento delle abilità è quello di esercitarle, quindi questo va assolutamente promosso, insomma. Quindi veramente bisogna fare rete, bisogna esserci tutti, no, nel sostegno a una persona che è, insomma, fragile, che ha bisogno di assistenza, famiglia, ospedale, territorio e tutti questi servizi di cui abbiamo parlato. Sì, sanitario e sociale, direi, a cui il terzo settore non deve mancare, perché sempre di più si sente questo bisogno, questa necessità di creare integrazione, quindi appunto fare rete, ma per davvero. Insomma, è importante raggiungere l'obiettivo di cui ci parlava, ecco, nei prossimi anni. Lei ci diceva 4-5, ci auguriamo anche prima, magari. Certo, ma io parlo di risultati un po', diciamo, poi anche visibili in termini di esito, insomma, quindi di indicatori di esito.
La ringraziamo, dottoressa. Il tempo a nostra disposizione è già terminato e la ringrazio. Dottoressa Elisabetta Silingardi è stata con noi, direttore dell'unità operativa anziani e disabili di Rimini, del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità di Rimini e dell'USL Romagna. Torni a trovarci, perché noi vogliamo sempre essere aggiornati su questi temi, e allora salutiamo insieme. Grazie per averci seguito e ricordatevi, abbiate cura di voi.